Ciao! Allora, in questo video voglio farvi vedere le ultime cose che mi sono state inviate dai siti. Parto con le Jewel Candle che devo farvi vedere in realtà da un sacco di tempo, però tra una cosa e l'altra non ve le ho fatte vedere. Le candle ormai penso le conosciate tutte, comunque sono delle candele profumate con all'interno un gioiellino. Niente, vi faccio vedere le tre candele che ho scelto. La prima è questa qua al cocomero ed è veramente profumatissima. Queste qua più piccoline costano 20 euro, mentre quelle più grandi 30. E qui, come vedete, c'è il simbolo dell'orecchino. Infatti, qui dentro ho trovato due orecchini molto carini, a perno, semplicissimi, con una perlina argentata. E niente, il profumo a sentirlo da qui è veramente molto molto buono, però se devo essere sincera, questa candela non mi è piaciuta molto perché bruciandola non profuma per niente la stanza. Quindi sì, carina, tutto quello che volete, però secondo me 20 euro è un po' troppo perché perlomeno questa, poi le altre non lo so perché ancora non le ho provate io. Però questa non profuma granché. Poi ho scelto questa qua. Niente, questa si chiama Cookies and Cream ed è grande, quindi costa 30 euro. E qui, come vedete, c'è il simbolino della collanina. Infatti qui c'è un ciondolino. E niente, il ciondolino lo trovate bruciando la candela semplicemente. Questa profuma tantissimo. Mamma mia, mi piace un sacco e non vedo l'ora di provarla. Spero che questa profumi. Sono veramente bellissime da vedere, però non so, questa devo ancora bruciarla, quindi poi magari vi farò sapere. E poi ne avevo ordinata un'altra, mi pare, al cupcake, però si sono sbagliati e me ne hanno mandata una uguale, sempre Cookies and Cream, che ho regalato a mia madre. Comunque vi lascio il codice sconto che mi hanno dato per voi qua sotto nell'info box, trovate tutti i codici sconto, tutti i link di tutti i siti di cui vi parlo. Poi ho collaborato con un altro sito che si chiama yes4.com, da cui ho ordinato questa borsetta qua, veramente bellissima, mi piace un sacco, è fatta strabene. E niente, alla fine è abbastanza semplice con la tracollina blu, qui c'è la clip, si apre ed è abbastanza spaziosa, c'è anche un portafoglio. Niente, io in realtà questa qua l'avevo ordinata nera, però si sono sbagliati e me l'hanno mandata blu. Quindi sì, anche loro hanno sbagliato, ragazze, non lo so, sono siti un po' boh, o ce l'ho io le sfighe perché hanno sbagliato anche un'altra cosa. Comunque è molto molto carina, è veramente liscissima e non puzza per niente. Quindi questa va bene. Poi ho ordinato un maglioncino bellissimo, mi piace un sacco. È fatto così, è un po' stropicciato, comunque l'ho già indossato due o tre volte ed è rosa con questa trama qua. È veramente morbidissimo, non ha etichette né niente. È semplicissimo, veramente semplice. Questo qua però non ha una qualità eccelsa perché ha i fili un po' messi. Aveva delle cuciture un po' a caso e poi lavandola due o tre volte all'interno, vedete, si sono creati tutti i pallini. Però all'esterno è ancora bella. Ovviamente questi capi costano davvero poco e non sono capi da poter indossare tutti i giorni, secondo me, perché con troppi lavaggi si rovinano. Poi l'ultima cosa che ho preso da questo sito sono questi pantaloni qua. Molto molto carini. Ho messo una foto su Instagram in cui li indossavo. Sono a vita alta e rimangono larghi e stretti in fondo. Questi qua hanno sbagliato la taglia perché io ho ordinato una S e mi è arrivata una M. In realtà vanno abbastanza bene, sono solo leggermente larghi sulle cosce. Poi comunque c'è anche qua il laccetto, quindi non è un problema perché in vita li stringo e mi vanno benissimo. Però anche qua hanno sbagliato. Poi ovviamente io gli invio i link a loro per email, quindi magari si confondono loro, magari ordinandoli dal sito non succedono questi inconvenienti. Poi l'altro sito è New Frog, la seconda collaborazione,
E ho ordinato due portafogli e una borsa. Tra l'altro sto già utilizzando sia la borsa che uno dei portafogli. Ho preso questa borsa bellissima, mi piace un sacco. È abbastanza semplice perché è di ecopelle nera, vedete, dietro è liscia. E poi davanti ha una parte tipo di vellutino, sempre nero, sotto ha i piedini e anche la tracolla che volendo si può anche togliere ed è regolabile. È fatta benissimo, questa però mi è arrivata che puzzicchiava un po', infatti l'ho tenuta all'aria 2 giorni, però adesso puzza molto molto meno. Sono fatte bene anche le zip, nel senso che si chiude in maniera scorrevole senza alcun problema. E niente, questa è molto molto carina, mi piace un sacco. Poi ho preso due portafogli, questo qua bellissimo, veramente mi piace tantissimo. È rosa pallido e color crema, mi piace un sacco. Qui c'è questo uccellino troppo carino. E niente, è fatto veramente benissimo questo qua, sono rimasta piacevolmente sorpresa. Questo puzza un po' di plastica, anche questo l'ho lasciato all'aperto 2 o 3 giorni, 2 giorni. E niente, qua allo spazio per i soldi e qua per le tessere, però non so se si vede dal video. Non è di quei classici tessuti lucidini cinesi, no, è fatto veramente molto molto bene, mi piace. E poi ho preso quest'altro portafoglio, che è quello che sto utilizzando attualmente, mi piace troppo. Piace veramente tantissimo. È nero, questa fantasia tipo coccodrillo. Dietro anche semplicissimo nero. E poi è fucsia all'interno. È molto particolare perché qua si apre e ha tutto lo spazio per le tessere, le carte, eccetera. Come vedete, io ho già riempito tutto. E poi qua c'è un'altra apertura. E di qua c'è lo spazio invece per i soldi. Niente ragazze, questo era il video, vi lascio, vi ho detto tutti i link sotto nell'info box e niente, un bacio enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!